Bene, iniziamo. Ringrazio tutti i partecipanti a questo evento. È bello vedere questo auditorium così pieno di giovani, di adulti, di tante persone. Ringrazio le autorità presenti, gli studenti, i professori universitari che sono diversi, i rappresentanti delle imprese. E in particolare anche coloro che hanno contribuito a questo evento, l'associazione Laerte, un'associazione, per chi non la conosce, che è costituita da genitori di studenti della scuola Il Bosco, che aiutano la scuola nella formazione dei giovani, e dalla Compagnia delle Opere di Bologna e da Desidera, che è un'associazione che organizza eventi culturali, in particolare la festa dei giovani di Imola a settembre. E in particolare questo è un evento legato anche con la partecipazione del Comune di Imola e pertanto sono molto orgoglioso di essere qui a fare da moderatore. Mi limiterò a introdurre i partecipanti. La serata è organizzata da due momenti: una prima parte dei professori universitari Candussi e Frontoni, rispettivamente professore di sistemi informativi dell'Università di Udine e di informatica dell'Università di Macerata. Il loro intervento introdurrà il titolo di questa serata, dedicata alla intelligenza artificiale, alla potenza degli algoritmi e al desiderio di conoscenza dell'io. La seconda parte, che ritengo altrettanto interessante, sarà una tavola rotonda con rappresentanti delle imprese del nostro territorio, in particolare il dottor Stopazzolo, che rappresenta il gruppo Villa Maria, Laura Cenni, che rappresentano i nostri ospiti, coloro che ci hanno dato l'auditorium, la CEFLA, poi avremo l'ingegner Guerrieri di Curti e l'ingegner Lorenzoni, che rappresenta... Ingegnere Rossoni rappresenta Eracom e quindi il mondo dei servizi. Ognuno di loro avrà un intervento molto interessante. CEFLA in particolare legata alla sicurezza, alla cyber security, poi non voglio spoilerare, lo ascolterete direttamente. Il gruppo GVM legato all'intelligenza artificiale applicata ai sistemi di cura, alla diagnosi, alla medicina e ai dispositivi, all'ausilio di dispositivi con la telemedicina, un tema di grande attualità. Voi pensate l'importanza dell'intelligenza artificiale che nella fase del Covid ha permesso di accorciare i tempi nella messa a punto dei vaccini. È stata una cosa sorprendente e anche in questo ambito c'è una crescita esponenziale delle applicazioni che noi vediamo anche nell'esperienza di Marchesini. Poi avremo la testimonianza di Curti legata a sistemi di tracciabilità, in particolare applicato al mondo aeronautico, e l'esperienza di Eracom legata al servizio, al customer care. Pensate che ERA rappresenta circa 5 milioni e mezzo di clienti e ogni mese ha 1,5 milioni di contatti. Oggi, grazie all'applicazione intelligenza artificiale, consente di avere delle risposte tempestive e puntuali e un miglioramento nella qualità del servizio. Tutte queste testimonianze a cosa servono? Prima di tutto a dimostrare che oggi noi parliamo di intelligenza artificiale, ne leggiamo parlare sui media con alcuni grandi temi. Prima di tutto la preoccupazione, no, legata alla governance di questo sviluppo esponenziale di tecnologia, che cosa permette, come può scatenare una guerra. Ecco, noi vogliamo con questa serata prima di tutto non parlare della preoccupazione legata all'uso della tecnologia, ma di spiegare a tutti le potenzialità straordinarie. Cioè, noi siamo davanti a una rivoluzione epocale e non enfatizzo questa cosa così in maniera gratuita, ma veramente ne vedo una crescita nelle applicazioni che non possono, diciamo, non coinvolgerci a pieno, perché stiamo parlando di una tecnologia che rivoluzionerà ogni ambito della nostra vita ed è pervasiva ed è generativa e, diciamo, attraversa veramente tutto, per cui non bisogna avere paura, bisogna entrare e cominciare a conoscerla, vederne le potenzialità. Questo è assolutamente necessario ed è una grande opportunità.
Io credo che noi dobbiamo avere uno sguardo davanti alla crescita tecnologica e all'applicazione dell'intelligenza artificiale che deve essere uno sguardo di ottimismo. Queste applicazioni sono frutto di una storia di evoluzioni, perché si è partiti dai supercomputer, no? Dal primo PC ai supercomputer, da una grande evoluzione nella potenza di calcolo. Basta pensare alle potenzialità del nostro smartphone, che sono ampiamente superiori, ciascuno smartphone, al computer che ha permesso all'uomo di arrivare sulla Luna. Tanto per darvi un'idea della crescita della tecnologia e della potenza di calcolo, alla capacità del cloud e delle trasmissioni e delle reti di trasmettere i dati. Grazie a questa crescita tecnologica oggi possiamo parlare delle applicazioni dell'intelligenza artificiale, e sono frutto di un'evoluzione, è frutto di innovazione e del cervello dell'uomo, non è un asteroide che è arrivato dal cielo. È frutto di conoscenza applicata giorno per giorno e di una crescita, per cui noi dobbiamo guardare a questa tecnologia con uno sguardo di libertà, certamente, di apertura mentale, di discernimento nel senso di capire, entrare nel merito e valutare le risposte che ci danno gli algoritmi, ma una grande apertura, perché ci permette di avere veramente una grande crescita culturale. Per fare un parallelo, sono personalmente convinto che probabilmente le grandi soluzioni e risposte ai problemi che oggi noi stiamo vivendo, in primis il tema dell'inquinamento, il tema ambientale, il tema delle fonti energetiche alternative, possono trovare una soluzione nell'applicazione degli algoritmi, in combinazione con l'intelligenza dell'uomo. Per fare un parallelo, immagino un futuro che possa essere una nuova generazione di nuove opportunità, dove trovare proprio in queste tecnologie delle soluzioni e delle risposte al momento di difficoltà che noi oggi stiamo vivendo. Quindi questa serata è una serata di apertura, per entrare nel merito di queste tecnologie e non per parlarne con preoccupazione, ma soprattutto per permetterci di crescere insieme e conoscerla sempre di più. Pertanto do la parola al professor Candussio, che ci illustrerà la sua presentazione. Ciascuno dei due professori ha circa 25 minuti di tempo. Grazie. Scusate se non sto su, ma mi muovo, quindi faccio così. Sentite fino in fondo? Bene, sì, abbastanza. Ok, intanto buonasera a tutti. Il titolo è inquietante, nel senso che veniamo a parlare di tecnologia o parliamo di qualcos'altro. Come ha detto giustamente l'ingegnere Cassani, stasera proviamo a aprire la mente e capire cosa è successo negli ultimi anni. È successa cose interessanti, ve la ricordate tutti questa, l'Industry 4.0, era il 2011, fiera di Hannover in Germania, però è già passata, il tempo vola. Viviamo tempi esponenziali, c'è già una visione evolutiva. Queste due cose sommate insieme hanno già creato, ovviamente, l'Industry 5.0. Forse qualcuno ne ha sentito parlare. Cos'è l'Industry 5.0? Essenzialmente rappresenta quello che è stata una nuova consapevolezza nelle persone e negli uomini d'azienda. Possiamo tradurla così, un cambio di prospettiva. Non chiedetevi cosa può fare l'uomo con le nuove tecnologie, ma cosa possono fare le nuove tecnologie per l'uomo. È un'inversione di prospettiva, giochiamo con le immagini, invertiamo questa prospettiva, la uniamo e otteniamo questa cosa qua, aiuto, SOS, che è questo se ci pensate? Nel 1905 e inizia molto bene, sapete qual è stato il primo a utilizzare l'SOS, no? Penso, è stata questa nave qua. Benissimo, però grazie a questo poi divenne, si affermò a livello internazionale, perché il codice utilizzato era un altro. Interessante cosa significa SOS, Save Our Ships, salviamo le nostre navi, o in inglese anche salvate le nostre anime. In italiano, come l'hanno tradotto subito, eccezionali gli italiani, fantasia, soccorso corre subito, ma peggio ancora, salvateci oppure soccombiamo. Però perché partiamo da qua? Perché la 5.0 effettivamente ha questa radice che è fondamentale, che è quella della sostenibilità.
E questo è un tema invece su cui torneremo anche con l'intelligenza artificiale, perché uno degli impieghi, anche negli ultimi tempi, molto forti è quello di riuscire a rendere tutto più sostenibile anche il ciclo dell'energia e quant'altro. Ci arriveremo. Cos'è sostenibile? Anche questa è una definizione modernissima. È sostenibile uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere quelli del futuro. Questa frase è del 1987. Ma per arrivare all'ESG ci sono voluti 40 anni, quasi 40 anni. Quindi questo è per far capire quanto siamo stati lenti per molti anni e adesso non possiamo più permettercelo. Perché già nel 2021 la Comunità Europea ha detto ci siamo sbagliati con l'Industry 4.0, dobbiamo rendere l'Industry 5.0 in modo che queste tecnologie vadano verso la sostenibilità, vadano verso la resilienza delle supply chain e vadano verso l'uomo. Rimettono l'uomo al centro, stiamo sbagliando, non possiamo mettere tecnologia davanti a tutto. Vediamo una zoomata, cosa significa andare verso un'industria che sia sostenibile? Significa fare questo, fare servitizzazione. Anche questo è una definizione del 1988, cosa significa? Significa che aziende che facevano prodotti e noi come consumatori di prodotti sempre più andremo a comprare e a usare servizi. Questo passaggio l'abbiamo vissuto tutti, siamo passati attraverso prodotti orientati al servizio, prodotti orientati all'uso, prodotti orientati al risultato. Si pagherà per ciò che otteniamo, non si pagherà più per ciò che possediamo. Le nuove generazioni, io ho tre figli, 23, 22, 17 anni, la più piccola che ha 17 anni è già una nuova generazione rispetto ai suoi fratelli che hanno 5 anni di più. E questa cosa è un dato di fatto, anche gli studenti che ho all'università mi dimostrano questa cosa, ogni 5 anni abbiamo un cambio tecnologico, grosso. E la prossima generazione vedrà il quantum computing, il computer quantistico, che oggi sembra fantascienza ma arriverà. In questo cambio tra tangibile e intangibile cosa succede? L'economia sta cambiando, si sta passando da un'economia basata sulla materia a un'economia basata sulla conoscenza. La materia prima sono i dati e senza i dati non c'è intelligenza artificiale. Perché diciamo questo? Perché è cambiato anche il mondo deve diventare più resiliente, perché questo l'ha detto Taleb, che ha scritto Il Cigno Nero, anche un altro libro che si chiama Antifragile. Lui ha detto che qualunque cosa tragga più vantaggi che svantaggi da eventi casuali o da alcuni shock è antifragile, in caso contrario è fragile. Ha portato una sfiga pazzesca sto libro, perché è successo subito queste cose, quelle famose supply chain disruption, il 2020, il Covid. Ok, 2021 si incastra una nave a Suez, adesso anche è attuale sta cosa, 427 navi si bloccano, il 10% del commercio mondiale e i container da est a ovest passano da $2,000 a $15,000 per il noleggio. Si ferma il mondo con questa cosa. 2022, nessuno se l'aspettava, come no, un altro cigno nero, la guerra russa-ucraina. Queste cose hanno reso le aziende e i nostri ecosistemi più fragili. E bisogna combattere anche questi. Terzo tema, dobbiamo andare verso un'industria che metta l'uomo al centro. La 4.0 ha abilitato con delle tecnologie cosa? La realtà aumentata, l'intelligenza artificiale, gli advanced analytics, blockchain, tutte tecnologie che sono arrivate nelle aziende. I cobot, cioè i robot automatici, la cyber security, l'industrial IoT. Ma cos'è successo di fatto? È successo che in realtà stiamo cambiando l'approccio al mondo del lavoro. Questa è una frase del World Economic Forum nel 2020, ha detto che nel prossimo decennio, quello che stiamo vivendo adesso, più di 1 miliardo di posti di lavoro saranno trasformati da tecnologia. Non fa paura il 1 miliardo di posti, per me saranno molti di più trasformati da tecnologia. È il fatto che non verranno bruciati, verranno trasformati. Dobbiamo fare le stesse cose che facciamo oggi, ma in un modo diverso. È inutile, non c'è più tempo, dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare. Guardate un esempio di come cambia le cose in pochi anni, in una generazione. Questa è sempre World Economic Forum nel 2020, dice quali sono le professioni vincenti al mondo. Al primo posto c'era nel 2020 il data analyst e il data scientist, al secondo posto c'erano gli esperti di machine learning e intelligenza artificiale, al terzo posto c'erano gli esperti di big data analytics. Queste tre professioni 10 anni prima non esistevano. 3 anni dopo, questi sono i 10 lavori più richiesti al mondo. Al primo posto c'è l'intelligenza artificiale. Al secondo posto gli specialisti di sostenibilità. Non c'erano 3 anni fa. Li cercano tutti adesso. E dal prossimo anno diventerà obbligo l'ESG per alcune aziende e alcune filiere. Questo è un mondo che cambia. E cosa facciamo di fronte a un mondo che cambia? Dobbiamo ragionare intorno a questo tema. Cosa sarà dell'intelligenza artificiale applicata a questo mondo? Allora, il mercato in billion di dollari, cioè miliardi di dollari, è pazzesco. Al mondo ci sono oggi 400 miliardi di euro investiti in queste tecnologie, diventeranno in poco tempo più del doppio, nel 2026. In Italia, guardate la proporzione, sono 0,5, ok?
e diventerà un miliardo. Il livello di adozione in Italia confessato dalle aziende è del 61% per le grandi aziende e del 15% nelle piccole e medie aziende, che sono il 97% delle aziende italiane, del volume di affari. Cosa preoccupa? Che questo dato a me non risulta vero. Abbiamo appena fatto al CUO a Vicenza, una delle più antiche, anzi la più antica scuola di business Italia, un'analisi statistica sulle aziende, dove la I è quella riga rossa là sotto. È al più basso livello di adozione negli acquisti, nella pianificazione, nella produzione, nelle vendite, nella logistica. Quindi stiamo raccontando una storia che ancora non esiste. Ma dobbiamo prepararci, perché arriva in fretta. Perché arriva in fretta? Perché questa, guardate anche la storia in 80 anni di quella che è stata l'intelligenza artificiale. Siamo partiti da questo signore qua, che è Shannon, che nel 1950 mette un topolino in un labirinto e lo fa uscire. Subito dopo cosa succede? Nel 56 un gruppo di visionari, tra cui lo stesso Shannon, ma è John McCarthy che organizza, ne parlerà dopo anche il professore, organizza una conferenza dove nasce per la prima volta il termine intelligenza artificiale. Passano altri anni, arriva Rosenblatt che costruisce di fatto un sistema visivo, 400 sensori collegati a 8 neuroni artificiali per riuscire a rappresentare quello che fa il nostro cervello, non è una grande impresa. Poi arriva Weizenbaum nel 64 che fa il primo chatbot, in realtà una macchina che fa da psicologo, supera il test di Turing. Sapete qual è il test di Turing voi, vero? Non serve a capire quanto è intelligente una macchina, serve a capire quanto una macchina è in grado di ingannarci, come di Turing? Sì, lo so che cos'è il test di Turing. È quando un umano interagisce con un computer. E se l'umano non capisce di interagire con un computer, il test è superato. E qui c'è l'inganno, perché non stiamo dicendo che le macchine sono più intelligenti dell'uomo, ma che sono in grado di ingannare l'uomo. Avete mai usato ChatGPT? Qualcuno di voi l'ha usato, vero? Con che esiti? Tu sei contento di averlo usato? Funziona benissimo? Da allenare. È il termine giusto, da allenare. Alleniamole allora. Cosa succede dopo il 64? Succede una cosa interessante, che gli investimenti non vanno tanto a buon fine. C'è una macchina, Eliza, su cui investe moltissimo il governo americano, però non funziona così tanto bene. E a un certo punto gli investimenti calano. Si entra in una fase chiamata l'inverno dell'intelligenza artificiale. Significa che nessuno ci crede più di tanto. Diventa famosa solo nei film. In questo inverno dell'intelligenza artificiale avete visto al 9000 nel film Odissea nello spazio, e l'entusiasmo della comunità cala. È un entusiasmo che era stato riposto, però noi tutti sappiamo cos'è un computer che pensa. Arrivano un sacco di film, e notate questi film, quasi tutti portano sfiga. Cioè, ce ne sono pochi in cui c'è un buon rapporto con l'intelligenza artificiale. L'uomo inizia ad aver paura di questa cosa. L'ha detto giustamente prima l'ingegner Cassani. Stasera non parliamo di aver paura, stiamo parlando di una storia che sta solo cambiando i suoi paradigmi, perché è già stata scritta questa storia. Io le farò una serie di domande. Si rilassi e risponda più semplicemente che può. È il suo compleanno. Le regalano un portafoglio di vitello. Non lo accetterei. Inoltre, denuncerei la persona che me l'ha dato alla polizia. Questo è il test non di Turing, il test è l'evoluzione. Si chiama il test di Voigt-Kampff. Se lo inventa un grande scrittore di fantascienza, c'è un grandissimo film. Nel film lei è un'intelligenza artificiale dentro un corpo. Poi si scoprirà che forse anche lui lo è. Harrison Ford poi è invecchiato lo stesso. Ma perché questo passaggio? Perché dopo questo inverno succedono altre cose molto importanti. Bisogna aspettare la primavera, nel 2012, quando tre grandi professori a Toronto iniziano di fatto a rilanciarla. Grazie a cosa essenzialmente? Cos'è che rende, che accelera finalmente l'intelligenza artificiale? Il fatto che si cambia l'approccio, c'è più potenza di calcolo. Questo è un esempio di quei puntini che vedete, ognuno di questi è un motore di intelligenza artificiale, sulla X in ascissa c'è il tempo, in ordinata c'è la velocità, la potenza di calcolo necessaria ad addestrarla. Questa è una curva esponenziale. L'aveva già detto a suo tempo
qualcuno famoso che gli esponenziali per la nostra testa non funziona molto bene. Se io chiedessi a qualcuno di voi, adesso non lo faccio a te, no, perché sei già la vittima predestinata, di piegare un foglio a metà, poi di nuovo a metà, poi a metà ancora su se stesso e quant'altro, e vi chiedessi dopo 20 volte che lo piegate su se stesso quanto alto diventa, io quando faccio questo test anche a degli ingegneri gestionali mi dicono, fanno così, 20 centimetri, in realtà se lo pieghi 23 volte arrivi a un chilometro. Se lo pieghi 30 volte su se stesso arrivi all'atmosfera, 40 volte arrivi alla Luna, 50 volte arrivi al Sole, 103 volte arrivi alla dimensione attuale dell'universo conosciuta. Non sappiamo ragionare in termini esponenziali e questa legge, che è la legge di Moore, che aveva teorizzato che la potenza di calcolo, comunque le tecnologie sarebbero raddoppiate come prestazioni ogni 18 mesi, non vale più per l'intelligenza artificiale, perché queste prestazioni stanno raddoppiando ogni 6 mesi. E chi ha investito 5 anni fa in grandi potenti computer, i vecchi mainframe, per ragionare con questi strumenti, deve già buttarli via e rifarli, senza contare il consumo di energia che hanno questi strumenti. Quindi abbiamo un problema, abbiamo un tema. Queste cose stanno cambiando, questa curva continua a crescere. Ma perché c'è stato un punto di svolta? Perché per la prima volta abbiamo tanti dati. È inutile pensare all'intelligenza artificiale senza i dati. Per dare un'idea, nel 2025 ci saranno 50 miliardi di dispositivi smart per ogni sulla Terra, cioè circa 5 a testa. Se ci pensate ne avete già 5 voi. Lui ne ha uno, l'ho visto, ha fatto una foto. Perfetto. Poi a casa ha una smart TV, sono sicuro, che lo ascolta tutto il tempo. Ha un PC per lavorare, ha un PC domestico, ha uno smartwatch, sicuramente ce l'hai. Ok, funziona benissimo, ok, però siamo già 5. Questi 5 dispositivi, ognuno di noi, stanno creando ogni anno 80 zettabyte di dati. Un zettabyte è 10 alla 21 byte. Due anni fa erano la metà, 10 anni fa, quando c'era 4.0, erano un decimo. Non ci stiamo più dietro questi dati, ci serve la IA appunto per affrontarli, perché non avremo più il tempo di farlo. Ci servono anche metodi nuovi, ce ne parlerà dopo Emanuele, di deep learning, cioè di come lavorano questi strumenti. Si sostituiscono a noi? E qua il tema chiave. C'è il rischio di sì, questa è la capacità di 5 contesti di intelligenza artificiale, capacità di leggere un testo, di parlare, di riconoscere immagini, eccetera. Guardate che ormai tutti questi contesti hanno raggiunto la parità con l'uomo, anzi l'hanno superata. Sono più bravi di noi, non sono più intelligenti di noi, sono più bravi di noi, più veloci, più efficienti. Basta questo ad aver paura? No, perché viviamo in tempi complessi. Per fortuna, come diceva un grandissimo imprenditore italiano, che è Illy, quando la vita scorreva lenta come un pigro fiume, la complessità esisteva, ma non veniva percepita. Oggi tutti se la sentono addosso perché il ritmo si è fatto più serrato, come un torrente vorticoso. Se vi chiedessi com'era la vostra vita 10 anni fa in azienda, a casa, a scuola, eccetera, era più semplice. State messo d'accordo? Fra 10 anni sarà sicuramente più complessa. È un dato di fatto. Possiamo ridurre la complessità con l'intelligenza artificiale? Dobbiamo fare un cambio di paradigma. Dobbiamo capire come si può affrontare la complessità. E allora mettiamolo in una scala. Mettiamo a sinistra le cose banali, semplicissime, a destra le cose complesse. Ci sono 3 modi, 3 grandi paradigmi per affrontarla. Se qualcosa... intanto a definire la complessità, scusate, vado troppo veloce. Complessità cos'è? Un sistema complesso. Un sistema dove gli elementi sono tanti, e sono anche diversi tra di loro. Questi elementi sono connessi in modo non lineare, quindi non c'è una causa-effetto. Le modifiche al sistema sono continue, imprevedibili, e quindi i risultati sono incerti. In questo stato possiamo vivere in un mondo molto semplice. Un mondo semplice può essere descritto, come fanno i bambini, i primi anni di vita. Papà, mamma, mia figlia, la prima cosa che ha detto è stata jeans. Ok? Io sono rimasto malissimo, cioè, di mamma almeno, pappa, ma non jeans, una cosa drammatica. Però descrivono quello che vedono, è molto semplice il mondo dei bambini. Il mondo diventa complicato, allora cosa fanno gli ingegneri, i matematici, gli informatici? Provano a modellarlo, perché è importante modellare il mondo, o un oggetto, o l'economia, perché se io faccio un modello, quel modello è ripetibile, lo riapplico e non sbaglia mai. È il sogno di tutti, il sogno perverso di un ingegnere, di un informatico, di ogni imprenditore. Il budget che si realizza. Esattamente, il budget già il giorno dopo è sbagliato, cazzo, cioè, cosa è successo? Ok, ma poi c'è un mondo più complesso ancora, un mondo complesso deve essere narrato, l'abbiamo sempre fatto, il mondo che non si capisce, che non si riesce a esprimere, a descrivere, a modellare, va narrato, e la narrazione è il tema di stasera, perché dobbiamo chiederci, ma cosa c'entra l'intelligenza artificiale con la narrazione? C'entra, perché è solo una nuova forma di linguaggio che ci stiamo dando, perché con un approccio analitico passo alla modellazione. Con un approccio sistemico passo alla narrazione.
Io posso scomporre un macchinario in più parti e ricomporlo, non posso scomporre un bambino, un essere umano in più parti, perché un mal di testa non è un male della testa. Allora, se questo principio lo applichiamo e vediamo che nella modellazione siamo passati attraverso i modelli matematici, il machine learning, il deep learning e la AI generativa, l'AI generativa, quella che genera nuove immagini. Qualcuno di voi ha visto Sora, che non è un termine come la signora romana, scusate, è un generatore di video pazzesco. Cercate su, scrivete Dalmata Burano, vedete cosa riusciamo a creare con le immagini oggi. È difficile riconoscere. Tutto questo sistema pone una domanda, ce la poniamo stasera. L'intelligenza artificiale sta diventando la narratrice di un mondo industriale complesso, di una realtà commerciale complessa? Il tema è aperto e probabilmente sì, perché noi abbiamo bisogno di storie. Fin da piccoli cerchiamo sempre di raccontare una storia. Qualunque cosa vediamo, anche un pallino che si muove in una stanza, ci ricorda una storia. Questo perché lo facciamo? Perché in realtà narrare, che insomma viene fuori, narrazione è un termine bellissimo, perché è composto dalla radice gna, che è rendere noto, e zione, che è il catione, cioè è una storia che si fa vita. Allora, questa storia che si fa vita, cito tre grandi scrittori. Flaubert ha detto che ogni trovata narrativa è reale, la poesia è una scienza esatta tanto quanto la geometria. È quella che ci ha affascinato fin dalle elementari, ed è verissimo se ci pensate. Questa è ancora più bella, Gabriel García Márquez dice: la narrazione è nata il giorno in cui Giona è tornato a casa e ha raccontato alla moglie che aveva fatto tardi perché era stato inghiottito da una balena. È bellissima se ci pensate, è divertente. Ma la più bella, più riflessiva, per chi ha amato qualche serie televisiva recente, la racconta un Tyrion Lannister alla fine di Game of Thrones e racconta così la forza delle storie. Armies, gold, flags, stories. There's nothing in the world more powerful than a good story. Nothing can stop it. No enemy can defeat it. Sono potentissime. Verrà eletto dopo 8 stagioni lunghissime, viene eletto il re dei 7 regni, anzi dei 6 regni, perché uno si chiama fuori, perché viene eletto il re che ha la storia più bella da raccontare. Non il più forte, il più potente, il più intelligente, il più veloce. Allora questo cosa ci dice? Ci dice una cosa importante sulle storie. Ci dice che hanno sempre fatto parte della natura dell'uomo, che nel tempo hanno cambiato stile e argomenti in funzione di come era fatta la società, di come era fatta l'economia, la politica, e, tema importante, colgono tutti gli aspetti umani. Allora, dobbiamo chiederci, ma l'intelligenza artificiale è in grado di cogliere tutti questi aspetti? Allora dobbiamo capire perché abbiamo bisogno di storie e cosa è successo nella storia. Vi faccio vedere alcuni narratori. Uno dei primi è stato Omero. Ha preso la tradizione orale, l'ha trasformata in poesia, in poema epico, e ha raccontato storie di uomini e di dei. Poi è arrivato Dante Alighieri, disruptive, ha cambiato il modo di raccontare le storie, ha creato una storia in cui lui era autore, era narratore ed era protagonista. Il massimo che si poteva fare? No, perché poi, grazie anche a lui, sono arrivati Galileo Galilei, che ha narrato la scienza attraverso delle storie. Nel suo trattato sui massimi sistemi racconta come ruota la Terra attraverso un esempio di persone che parlano e parlano di una barca che si muove su un fiume. Un'altra narrazione, Manzoni, il padre del romanzo storico, oggi sono quasi tutti i romanzi storici, lui racconta attraverso gente di piccolo affare, storie di persone piccole, ma in mezzo ci racconta la storia dell'Italia. E poi viene superato ancora lui, da Verga, che si nasconde come narratore e diventa lui stesso con gli occhi del personaggio. E a questo punto, qual è la storia di oggi? Qual è il nostro narratore dei nostri giorni? E c'è il rischio che sia questo signore qua, l'intelligenza artificiale. Perché si sta sostituendo a noi a raccontare queste storie? Io qua lo dico e non lo nego, vedrete che i prossimi smartphone del futuro non avranno le app. Non ci sarà bisogno di cliccare su un'app, perché noi parleremo con un motore di intelligenza artificiale e lui farà quello che serve, prenotare un volo aereo. Questo sarà il futuro. È inevitabile, diventerà narratore e interpreterà tutto quello che facciamo e diciamo: deve farci paura sta cosa?
No, perché allora torniamo a Dante. Io ho detto che è stato un punto di svolta e volevo utilizzarlo per concludere il mio intervento. Qual è il punto di svolta di Dante, se ci pensate? Dante non va da solo nel suo viaggio, cioè, l'avete studiata tutta la Divina Commedia, eh? Quindi adesso dite, ma se la sta tirando, adesso, no, non tiro fuori Boccaccio, che è terribile, tiro fuori Dante, posso, no? Pietro, che è un esperto. Allora, queste sono Dante vicino all'ingresso dell'inferno. Domanda. Non a voi, me la faccio a me e mi interrogo. Virgilio ha un ruolo di guida, di ispirazione per Dante. Io ho provato a immaginare quale sarebbe il Dante dei giorni nostri e l'ho fatto disegnare, questo non l'ho fatto io sto disegno, ho chiesto a Dolly, cioè a OpenAI di disegnarmelo, questa non mi piaceva, gli ho dato lo stesso costrutto, me l'ha fatta una diversa. Questo è un tema anche interessante. La AI risponde sempre e cambia anche le risposte. Fa più o meno quello che fa mia moglie con me ogni tanto, quindi, ma no, ma avevano già detto questa, ma sì, ma io ho il pensiero circolare, mi dice, vabbè, ok. Questa è Virgilia, non è Virgilio, è Virgilia, giocando sul tema di intelligenza artificiale. Virgilio è interessante che guida Dante perché lo protegge, nell'inferno gli salva un paio di volte il collo da situazioni estreme, e anche l'intelligenza artificiale sta facendo questo, vedremo come. Perché ci sta togliendo dall'inferno dei dati. Sono troppi i dati. La storia della mia vita, per mia mamma, sono 110 foto circa, imbarazzanti mie, cartacee, stampate. Non raccontano chi sono, per lei sì, sono 110 foto. Io di mio figlio ho terabyte di foto, che non ho nemmeno visto. Vorrei dire a qualcuno, tirami fuori le foto più belle anno per anno dei miei figli. Se lo chiedessi oggi con un costrutto così, l'intelligenza artificiale, avrei quell'album di foto rifatto ogni volta e sarebbe bellissimo. Io non ho tempo di farlo, ma la IA ha tempo di farlo per me. E questo è un primo punto chiave. L'inferno dei dati ci stravolgerà, 80 zettabyte di dati all'anno, diventeranno 200 zettabyte il prossimo anno e così via. Questa è l'evoluzione. Seconda... Pronti per spegnimento, forza motrice e diagnostica? Sì, mi serve la situazione meteo e del traffico aereo. Intercetta il controllo a terra. Signore, ci sono ancora terabyte di calcoli da eseguire prima di tentare un vero e proprio volo. Jarvis, a volte devi rischiare l'incertezza per avere una certezza. Pronti? A volte devi rischiare l'incertezza per avere una certezza. Troppi dati. Tony Stark non ha tempo di guardarli, chiede a Jarvis, a sua intelligenza artificiale, di analizzarli per lui. Il nostro futuro in azienda, commerciale, nelle scuole sarà così. È inevitabile. Ci fa paura sta cosa? Dipende. Per Dante Virgilio è stato anche un modello di stile, si ispira al suo stile. Virgilia ha uno stile, certo, perché se c'è un inferno dei dati c'è un purgatorio dei processi, che sono i processi organizzativi con cui noi viviamo le nostre aziende, viviamo il nostro quotidiano, le nostre organizzazioni. La AI fa anche questo, cerca nei processi le cose che si ripetono e ci dà un costrutto, un framework di stile. E fin qua siamo arrivati a Virgilio e a Virgilia. C'è un tema, sapete che la Divina Commedia, lo ricordo a chi ha studiato svogliatamente gli ultimi anni, ha anche un terzo libro che è Paradiso. Ma Virgilio in Paradiso non ci va. Molti dicono perché non è battezzato, certo, ovviamente. Dante era molto, lo mette nel limbo. Ma non ci va per un altro motivo, perché lui non riesce a fare una cosa che nemmeno l'intelligenza artificiale riesce a fare. Che è vittima militare? Non secondo le informazioni pubbliche, signore. Mostra di nuovo i rilevamenti termogenici. Filtro a 3000 gradi. Il Trout dell'Oracle ha completato l'analisi. Sta accedendo ai satelliti e tracciando gli ultimi 12 mesi di eventi termogenici. Elimina i luoghi dove il mandarino ha sferrato un attacco. Sta facendo fare a Virgilio il lavoro sporco, lo sta interrogando, sta pulendo i dati e quant'altro, ma adesso c'è una fase importante del film, che non vi spoilerò, bisogna capire cosa ci ha detto tutto questo e serve un cambio di stile, serve dare un significato a quelle informazioni. E questo è il tema chiave, perché al terzo livello, che Virgilio rappresenta la ragione umana, ma con la ragione umana, con la ragione, non riesce a affrontare il significato. Per quello scatta un altro meccanismo, anzi scatta una figura nuova, che è quella che conduce effettivamente poi Dante in paradiso, che è lei, che era un po' antipatica a tutti gli studenti, che è Beatrice, esistita o meno, finto che fosse, è stata musa, ispiratrice, rappresentava la fede, rappresentava l'amore, la grazia, ma soprattutto ha trasformato il tema della narrazione in un tema della relazione. La narrazione è sempre una forma di relazione.
Se ci pensate, fin dal principio, in principio era il verbo era, era presso Dio, il verbo era Dio. Il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Cos'è che non può fare l'intelligenza artificiale? Portarci nel mondo dei significati. Ci sarà sempre bisogno di uomini, donne, persone che diano significato a quei dati. Perché, e lo dice di nuovo il World Economic Forum, le competenze sul lavoro vincente dal prossimo anno saranno queste, ve le leggo perché sono interessanti: la capacità di innovazione, saper definire le strategie, complex problem solving, il pensiero critico, la creatività e lo spirito di iniziativa, la leadership e l'influenza sociale, la resilienza e la flessibilità e sapersi coordinare con gli altri. Insegnatele a un motore di intelligenza artificiale, non capirà nemmeno la domanda. Siete d'accordo? Allora c'è una speranza. Usiamola bene la nostra Virgilia, sarà ovunque, sarà dentro i nostri monitor, dentro le nostre TV, nella nostra automobile. Attenzione, Apple ha mollato l'auto elettrica per mettere le persone a fare AI, ci sarà un motivo. Allora, come possiamo concludere? Io la concluderei così, poi perché c'è la parte tecnica in cui voglio assolutamente ascoltare anch'io il professor Emanuele. Ha detto benissimo un grandissimo scrittore italiano che è Calvino, ha scritto dei dialoghi nelle lettere americane, ha definito, secondo me, il modo migliore quello che ci sta per succedere. Lui ha detto, fino al momento precedente a quello in cui cominciamo a scrivere, abbiamo a nostra disposizione il mondo, una somma di informazioni, di esperienze e di valori, il mondo dato in blocco, senza un prima né un poi. Il mondo come potenzialità implicita e noi vogliamo estrarre da questo mondo un discorso, un racconto, un sentimento. Per il narratore, ogni volta, l'inizio è quel momento di distacco dalla molteplicità dei possibili percorsi, in modo da isolare e rendere raccontabile la singola storia che ha deciso di narrare. È il cambio tra il dato, la parola, la tecnica e il significato. Ce l'ha detto Calvino 50 anni fa, possiamo dirlo anche noi oggi di fronte a questa intelligenza artificiale che non deve far paura, ma deve essere solo il costruttore di significati che diamo noi a quel valore. Vi ringrazio. Adesso abbiamo il secondo intervento del professor Frontoni. Bene, mi sentite? Buonasera, noi abbiamo iniziato a parlare di intelligenza artificiale questa mattina presto con i ragazzi delle scuole medie, proprio qui ad Imola. Tutti questi volti che vedete alle mie spalle sono i ragazzi che insieme con me sono all'interno di questo nostro laboratorio che è il VRAI, che è un laboratorio che si occupa di intelligenza artificiale da tanti anni, da quando eravamo un po' quelli nerd sfortunati, io sono un informatico. E dentro questo laboratorio che oggi ha tanti spazi in giro per l'Italia e per il mondo, vedete lì sotto le varie sedi universitarie in cui siamo, oggi vivono non solo informatici, ma vivono filosofi, laureati in lettere, economisti, un data designer, un agrario, un archivista, qualcuno arriva dalla Russia, qualcuno dall'Ucraina. Girano per il mondo, c'è chi si occupa di biomedica, di salute dell'uomo. È un po' esso stesso una metafora di quello che vorrei raccontarvi questa sera, ovvero che in questo grande mondo dell'intelligenza artificiale, che già Fabio ha magistralmente introdotto anche dal punto di vista del significato, non è un tema da informatici. E questo potremmo iniziare a, come dire, ad apprezzarlo, perché se pensate anche alla rivoluzione del mondo GPT e di tutto quello che ci è caduto addosso in questi anni, lo dico in senso negativo, in questi ultimi 2 anni, perché la qualità della nostra vita è molto peggiorata, e vi racconterò anche perché, la mia in particolare e di quelli che lavorano in questo laboratorio. E tutta questa storia passa anche da tanti episodi che abbiamo visto e che sono passati, diciamo, anche di recente. Ad esempio questa è la grande protesta dei contadini a Parigi. Che ne dite? Questa mattina i ragazzi delle medie dopo 20 secondi hanno detto, prof, è finta. Ok? Voi siete un po' più
L'altra sera a un convegno di CNA si è alzato dal fondo un contadino, mi ha detto: prof, non sapete fare neanche le balle di fieno, quelle su in alto sono più alte del trattore. E se ci guardate, se guardate bene, è così, eh? E per dire però che questa consapevolezza è ancora uno dei grandi temi su cui vogliamo lavorare e su cui stasera lavoriamo, Pietro ci ha introdotto benissimo da questo punto di vista. Ricordatevi che l'altro giorno al mio post con questa foto sui social ho scritto true or false, sotto hanno scritto: va, grandissimi, vedete quelli francesi come sono più forti degli italiani. E qualche importante giornale italiano ha ripreso questa foto e l'ha pubblicata, come qualcuno di voi sa qui sopra, eh? E questa azione, come ha già detto Fabio, per avere consapevolezza dobbiamo un po' guardare da dove viene e dove nasce. Questi cinque strani personaggi che dopo un po' di anni, la foto di Fabio era molto più originale, diciamo, questi sono dopo un po' di anni, e McCarthy è più conosciuto come filosofo e come informatico, sono coloro che pensano a questo termine nel 56. Mi piace come metafora, soprattutto insieme con gli imprenditori, ma anche con tutti voi qui, perché oggi troppo spesso ci preoccupiamo di pensare a domani mattina o al massimo fra qualche settimana. Lì non c'era l'ombra di un computer, non c'era nulla e si pensava a questo grande concetto. Ci abbiamo messo 70 anni poi, però l'ottimismo di cui anche questa sera siamo stati chiamati da Pietro a pensare c'era anche allora, e alla domanda ma quando è che batteremo il campione nel mondo di scacchi con un computer risposero nel 68. Anche dalla linea del tempo di Fabio di poco fa avete visto che nel 68 c'erano molto poco di questi elaboratori elettronici. Ma la seconda domanda è ancora più attuale, e è la domanda: quando è che saremo in grado di fare tutto ciò che l'uomo sa fare? Che è la domanda che vi fate tutti questa sera, non negatelo, perché siete tutti spaventatissimi, anche se Pietro ci ha detto che dobbiamo essere molto ottimisti. E confidate in noi che vi consoliamo un po', io cercherò di rivestire questo ruolo. Questa è la domanda che mi fanno oggi dappertutto, i giornalisti, al bar, prendo il caffè e mi dicono: lei prof si occupa di intelligenza artificiale? Sì. E ci dica: ci estingueremo tutti? Moriremo tutti? Cos'altro ci capiterà di strano? Okay. E nulla di tutto questo, perché oggi di quella intelligenza artificiale lì che chiamiamo intelligenza artificiale generale, cioè quella che sa fare tutto ciò che l'uomo sa fare, non abbiamo evidenze scientifiche. Prima Fabio ci ha detto benissimo che è più capace di noi, ma non è più intelligente di noi, perché oggi non sappiamo ancora generalizzare, fare ragionamento di senso comune, spostare conoscenza da un ambiente all'altro, eccetera, 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 e fra poco ve lo farò vedere. Sappiamo invece fare benissimo un altro pezzo della scienza, e noi siamo scienziati, eh? Non basiamo le nostre riflessioni sui post di X o di Instagram. Sappiamo far benissimo la cosiddetta intelligenza artificiale ristretta, ci sappiamo muovere molto meglio di prima lì sopra, e lì, facendo poche cose molto precise, riusciamo a volte a ottenere quelle superhuman capabilities di cui poco fa abbiamo parlato, essere cioè superiori all'uomo, ma solo per quel problema siamo superiori. E se poi prendete una rete neurale che riconosce nei e la portate a riconoscere volti, non ne sa nulla, non ha alcuna capacità di generalizzazione di questo tipo. E poi cercherò di mostrarvelo. Abbiamo battuto Kasparov a scacchi, sì. Molti anni dopo, e quello scatolone nero che vedete là, che è più grande di me e io sono bello grande, si chiama Deep Blue e ha la stessa capacità computazionale che oggi portiamo al polso dentro uno smartwatch. E l'ha già detto Fabio, è tutto lì il gioco e l'evoluzione che c'è stato in questo ambito. Tra l'altro, giocare a scacchi non è troppo complesso. La scacchiera è quella, c'è di là un uomo, sì, ma c'è, non è che il cavallo 10 minuti fa il cavallo, poi fa la torre, poi torna a fare l'alfiere, okay? E quelle caratteristiche sono tipiche di altri, che sono gli umani. E molti anni dopo, rispetto a quel 97, iniziamo a vedere un inizio di quel mondo del deep learning che parte ad occuparsi di linguaggio. Faccio un esempio, guardate, io faccio tasto destro, se trovo il mio mouse, sulla slide, clicco su avvia sottotitoli. Ora se la rete regge vedrete comparire i miei sottotitoli in tempo reale in inglese mentre io parlo in italiano col microfono, non sono collegato all'amplificatore, la mia voce fisica va sulle casse, torna indietro, diventa digitale nel mio computer, viene impacchettata, c'è un segnale audio, questo segnale audio parte da Imola, dalla rete di Cefla, va al primo punto di elaborazione del cloud di Microsoft che si chiama Azure, il punto più vicino probabilmente è Dublino, dove c'è una rete neurale che spacchetta questo mio segnale audio, la traduce in testo italiano, un'altra rete neurale traduce il testo italiano in testo inglese, tutto viene reimpacchettato, rispedito indietro e noi qui in tempo reale guardiamo i sottotitoli sotto le slide.
dobbiamo stupirci di questo. Ci sono decenni di conoscenza umana, di creatività umana, di idee, di ricercatori, di imprenditori che hanno investito su queste cose. Non c'è lo Spirito Santo o una sfera di cristallo che ci ha permesso di fare questo gli ultimi 5 minuti. Non è che siamo entrati qui e ci siamo inventati, e non è che ChatGPT nasce dal nulla. Ma ci sono veramente anni e anni e anni di evoluzione. Dobbiamo meravigliarci della tecnologia. Prima ero con Gianluca e gli altri a fare una chiacchierata e mi dicevano: banalizziamo un po' questa intelligenza artificiale. Allora la battuta è stata: ma guarda che non sei un bravo fotografo, perché se noi non avessimo 3 telecamere e 5 reti neurali dentro il nostro cellulare, faremmo delle foto brutte. Non pensate di essere bravi a fare le foto, ok? Non le sappiamo fare, ci aiutano fortemente, e questo ci aiutano è uno dei temi chiave su cui vorremmo riflettere. E tutto quello, tolgo i sottotitoli, però valutate anche la qualità dell'inglese, se avete letto un po'. E tutto quello che oggi noi utilizziamo sono queste. Lì sotto c'è ImageNet, era scritta nell'articolo che ha dato il via alla rivoluzione del deep learning nel 2012, l'avete visto anche prima nelle slide di Fabio, e sono 14 milioni di esempi. Se non abbiamo quegli esempi non possiamo far nulla. Qui in CEFLA anche abbiamo parlato tanto, no, di questi esempi, seduto da qualche parte, eccolo qua. Tanti dialoghi su questi dati, sulla qualità del dato, su come raccogliamo i dati, sull'avere dati. È quella la base di tutto questo. Tanti esempi annotati dall'uomo: cavallo, 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 scimmia, 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 cane, 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 e via dicendo. Okay? E pur se quei pallini li chiamiamo neuroni, e pur se tutto il sistema lo chiamiamo intelligenza artificiale, quella roba non ha nulla a che fare con la nostra mente umana. Nulla. Al massimo abbiamo un sigmoide, un gradino, una rampa, sono delle funzioni matematiche banalissime. Il neurone biologico non ha nulla a che vedere con questo, è pura metafora. E non ci facciamo le domande, per favore, se rispetto al cervello umano a che punto siamo. Siamo da tutt'altra parte, siamo lontanissimi, migliaia di chilometri da lì. Ok? Però certo, abbiamo già detto, un po' di deep learning, algoritmi migliori, tantissimi dati. Guardate Walmart, poi ricordatevelo Walmart, un supermercato, mi hanno detto stamattina i ragazzi delle medie, si offenderebbero, no? Se li definiamo solo supermercato, però per capirci va benissimo. 2.5 petabyte di dati di consumatori ogni ora, okay? E fanno il supermercato, come hanno detto i ragazzi stamattina. E poi tanta potenza computazionale. Voi siete in un territorio che deve vantarsi di questo, perché non è vero che in Italia va tutto male, eh? Quei ragazzi sono capaci, tutte le storie che vi racconterò adesso sono tutti nati da queste parti, da ragazzi che hanno studiato nelle nostre scuole, cresciute nelle nostre università, e c'è grande capacità di calcolo, pensate a Leonardo del Cinega a pochi chilometri da qui, grandissima capacità di calcolo, e abbiamo ancora tanta possibilità, ma non sappiamo far tutto. Non sappiamo far tutto, tanto che se facciamo giocare un computer con una TRIS, mi hanno detto esige così qui, crocetta, pallino, crocetta, pallino, crocetta, pallino, crocetta, pallino, ha vinto lui. Ok? Se abbiamo compreso tutto sin qui, non c'è da ridere, perché se nessuno gli ha fatto mai vedere il campo da gioco, ma gli abbiamo fatto vedere milioni di partite a crocetti e palline, lui non ha capacità di ragionamento, di senso comune, di chiedersi: ma cosa sono queste righette orizzontali e verticali? Okay? Tutto passa da addestramento, da apprendimento. Allora, fino a qui eravamo tranquilli, questa è l'intelligenza artificiale classica, quella che abbiamo usato per un po' di anni. Cosa ci abbiamo fatto? Ci abbiamo fatto, per esempio, questi sono i nostri droni per l'agricoltura. Tantissima agricoltura di precisione nasce in Italia, eh? Tantissimi dataset per l'agricoltura di precisione nascono da queste parti. E questi droni sorvolano con delle camere iperspettrali dei campi. Okay? Scordiamoci anche qui che il contadino è quello che si sveglia la mattina con la zappa sul collo, quello si sveglia, accende un drone, il drone sorvola il campo, il drone dopo aver sorvolato il campo torna e ci dà un'indicazione del bisogno d'acqua del suolo. Sappiamo piantina per piantina, 10 cm per 10 cm, di quanta acqua ha bisogno quel suolo, e poi parte un'irrigazione automatica, oppure quei trattori con le ali che un po' più a destra, un po' più a sinistra danno dell'acqua. Questo vuol dire 30% in meno di acqua irrigua utilizzata, 17% in meno di nutrienti, perché innaffiare in maniera corretta funziona meglio di dare acqua a caso. Okay? E tutto questo vuol dire anche sostenibilità non solo ambientale, ma anche economica dell'agricoltura, anche rispetto alle grandi proteste di Parigi che abbiamo visto prima. Okay? Tutti questi dataset vengono raccolti oggi da queste parti, e poi in Nord America, in Sud America, perché non sappiamo generalizzare. Poi finito il grano, cambiamo cultura e ricominciamo da capo.
Non è che abbiamo fatto un algoritmo che funziona sul grano e poi funziona dappertutto. E se andate in giro per Esselunga o per Conad o da Coop, ormai raccogliamo dati da tutte le parti, ne abbiamo raccolti milioni di persone che passeggiano in un punto vendita e abbiamo combattuto battaglie importanti lì sopra, di chi magari prima faceva una crema spalmabile buonissima, poi ha deciso di fare i biscotti e voleva mettere quei biscotti laddove ci sono quelli gialli, quelli famosi col mulino nella prateria. Quello col mulino nella prateria a un certo punto si è arrabbiato e ha detto: adesso faccio anch'io una crema spalmabile con le stelle dentro e la voglio mettere laddove gli altri tengono i biscotti, le creme spalmabili, quelle buone. Ma queste battaglie commerciali vengono combattute a suon di dati e di supporti alle decisioni. E così abbiamo fatto un po' di più. Anch'io, come Fabio, ho tre figli, un po' più piccoli, 14, 11 e 5, dopo li conoscerete. E io sono un grande esperto di pannolini, per 10 anni con questo sistema a vedere se prendono i pannolini Pampers con Procter in giro per il mondo e per questi tre figli. Questo sistema usa tante reti neurali per comprendere l'interazione uomo-scaffale. Se io prendo un pacchetto di pannolini, lo guardo e lo rimetto a posto, pallino rosso, se lo prendo, lo compro, lo porto via, pallino verde, se lo tocco e basta, pallino arancione. Qual è il dato più prezioso? Il rosso, perché il verde ce l'avevamo già alle casse, abbiamo creato nuovi dati, abbiamo fatto parte di quell'inferno dei dati che Fabio ha citato prima, ne abbiamo creati a valanghe, tanto che non sappiamo più che farne. Ed oggi, per esempio, nella moda raccogliamo 80.000 immagini all'ora, okay, da Instagram, per addestrare, ormai per misurare, perché abbiamo addestrato per molti anni per tutta la moda italiana ed europea, grandi sistemi che fanno estrazione di stile. Vedete quei quadratini colorati, trovano una borsa, quella borsa è marrone, è di pelle, è un handbag, è grande, non è piccola, qui spero di non commettere errori, ha degli accessori metallici e poi i nostri algoritmi continuano a contare quante altre borse di quel tipo abbiamo visto online. E se io sto creando una collezione di moda, non posso pensare da solo, chiuso in una stanza, magari nel sud delle Marche, di riuscire a fare collezioni di moda che funzionano per tutto il mondo senza un supporto. E questi sistemi oggi supportano la creatività dell'uomo. E se ci spostiamo poco più in là, e qui mi sposto nel mondo della salute, questi bambini sono i bambini super piccoli che monitoriamo perché i clinici ci hanno detto che il movimento è un grande predittore di disturbi, di problemi cerebrali. Sono bambini a volte di 700 grammi, 600 grammi, che si muovono poco in una culla. E da quelle anomalie di movimento, asimmetrie di movimento, come succede nell'anziano che ha un ictus, riusciamo a capire che c'è qualcosa di strano. Quel qualcosa di strano viene suggerito a un clinico e quel clinico decide se dare o non dare un medicinale. Vi ricordo, quando pensiamo e soprattutto quando facciamo credere ai nostri giovani che va tutto male, che 3 dei primi 5 reparti in Europa per basso tasso di mortalità e per basso tasso di incidenza degli handicap gravi nei bambini prematuri sono italiani. Il quarto e non è italiano per poco, perché è la città del Vaticano, altrimenti faremo 4 su 5. Ok? Non va tutto male, eh? E non pensiamo, non possiamo pensare, questo è il mio terzo figlio, Giacomo, essendo il terzo è poco ubbidiente, come vedrete, abbiamo chiesto di fare delle stereotipie. Le stereotipie sono dei movimenti ripetitivi del bambino, ne fa un paio, poi si rompe le scatole e smette e se ne va. Però cosa ci interessa di questo? Ci interessa che non possiamo pensare che il clinico, il terapista dell'autismo, da solo possa misurare, da solo possa star lì a guardare 24 ore o ricordarsi a memoria quel bambino che ha visto il mese prima. Questa è Eleonora, la mia seconda figlia, gli abbiamo attaccato addosso una piccola rete neurale che funziona dentro un cellulare. La terapista la guarda e gli dice: Eleonora, guardami, sapete che l'autismo di nuovo ha questo grande problema del contatto visivo, del mantenere il contatto visivo, e così se quella terapia funziona abbiamo meno stereotipie e più contatto visivo e aiutiamo i clinici e i terapisti a capire come quella terapia sta andando. Non è pensabile farlo ad occhio senza una collaborazione tra l'uomo e l'intelligenza artificiale. Dentro questo scenario eravamo abbastanza tranquilli, arrivano le GAN, questo termine. Sono stati un po' i precursori di quelli che invece oggi sono i transformer e tanta altra generazione di algoritmi che sono i cosiddetti algoritmi generativi. E generare è diverso da analizzare, perché vuol dire che creiamo testi, creiamo immagini. Ovviamente alla base ci sono in questo caso due reti o due aree di reti che dialogano l'una contro l'altra per cercare di evitare che vengano generati contenuti non realistici. Una fa da guardia, una fa da ladro e così funziona. Che succede in Italia? A un certo punto viene fuori ChatGPT e noi decidiamo, con tanto clamore, di chiuderlo. Lo teniamo chiuso per un paio di mesi. La nostra comunità scientifica dei nerd di prima, degli informatici, in 48 ore crea Pizza GPT,
che era un'alternativa che usava un API, un bocchettone, e con questo bocchettone digitale si collegava, faceva finta con una VPN di andare negli Stati Uniti, si collegava all'API di ChatGPT, fregato il grande tra l'altro non se n'è mai accorto che esisteva, BizzoGPT non l'ha mai chiuso e tutti potevamo continuare a usare ChatGPT. Perché cito questo esempio? Perché è frutto di nuovo di inconsapevolezza. E dentro questa inconsapevolezza un nostro collega ricercatore nato in Sicilia, oggi ad Oxford, fa questo post e dice: guardate, ve lo spiego io perché gli italiani hanno chiuso ChatGPT, perché la domanda posso mettere l'ananas sulla pizza rispondeva yes you can. E ce la siamo presa così a male da decidere di chiuderlo. Ancora oggi, secondo me, quella è la risposta più plausibile che possiamo dare ai nostri colleghi quando ce lo chiedono, eh? E questa inconsapevolezza passa anche da altre domande che dobbiamo porci, perché Giacomo, quello di 5 anni di prima, viene da me e mi dice: babbo, mi disegni Spider-Man? E io vado su Midjourney, se non avete usato Midjourney o ChatGPT ancora, i compiti per casa sono installarle, provarle, usare le versioni gratuite, provare tutto, eh? Scusateci questa deriva didattica, ma noi siamo stati presentati come i prof, poi arriveranno qualche compito, dovevamo darvelo. Arriva Giacomo, vuole Spider-Man, io scrivo su Midjourney, mi disegni Spider-Man che gioca con un bambino di 5 anni con i capelli castani corti dentro una cameretta, tram. Nessun pixel di quella immagine è stata fatta dall'uomo, ma di nuovo è frutto dell'evoluzione dell'AI generativa, avete visto prima nella presentazione di Fabio tante immagini. Spider-Man viene bene? Ma certo che viene bene, è sempre vestito uguale, è sempre la tuta dello stesso colore, ne abbiamo milioni di immagini di Spider-Man online. La mano di Spider-Man? Pensiamoci, ma non è bellissima. Giacomo finisce l'epoca Spider-Man, torna da me e mi dice: papà, mi disegni Charizard, questo Pokémon molto grande. Io scrivo: mi disegni Charizard che gioca con un bambino di 5 anni con i capelli castani corti dentro una cameretta. Charizard, bellissimo, non è difficile fare Charizard, è sempre uguale a se stesso, la mano di Giacomo sembrano gli artigli di Charizard. E perché però succede questo? E questo dobbiamo chiederci, quando si parlava di senso critico, di pensiero critico, è questo quello che dobbiamo allenare, eh? Perché queste azioni sono affascinanti, ma non dobbiamo percepirle come magia. La mano ha talmente tante combinazioni e talmente poche foto in tutte queste migliaia di combinazioni che non sappiamo farle. E se a Midjourney gli chiedete il Papa Obama funziona benissimo, se già arrivate a Renzi non funziona, il vostro presidente regionale neanche, non glielo dite perché si offendono, ma non sono così famosi da avere milioni di persone di foto da tutte le parti. E stamattina con i ragazzi della scuola abbiamo fatto il Papa con Obama che corre, che fa una corsetta qui nel parco di Imola. La foto è venuta benissimo, però di 4 foto che ci ha fatto Midjourney, una c'era il Papa e Obama che erano entrambi con la tunica. E allora ho chiesto ai ragazzi perché, ma ci sono arrivati subito. Hanno detto: certo, il Papa ha tante foto di prelati, di persone con la tunica vicino. Vi ricordo che hanno beccato prima di voi la foto finta e prima di voi le mani e poi hanno beccato anche il Papa con Obama, eh? Per dirvi la differenza. Tutti questi volti sono finti, sono generati da approcci generativi. E ricordatevi che i nostri figli hanno 2,7 account Instagram a testa e il secondo e il terzo usa immagini finte come queste, o seguono virtual influencer. E quando ci spostiamo nella moda, e vi ricordate le 80.000 immagini di prima, oggi cosa facciamo? Il supporto alla creatività della moda passa da sistemi generativi che creano idee, che creano soluzioni. Ovviamente io, per non farmi cacciare, immaginatevi un dialogo di un informatico con lo stilista di una grande casa di moda italiana, per evitare di farmi cacciare chiamo questi riassunti di quello che è successo, perché è un'accezione accettabile per lo stilista, ma in realtà sono tutti contenuti generati, E se ci spostiamo nel design, e anche qui c'è una grande tradizione di questo territorio, e chiediamo di generare nessi meccanici tra quelle due parti, il generative design riguardo quelli con le spillette Cefla qui al tavolo potrebbe essere un interessante aspetto. Io voglio connettere quelle due parti, disegno le masse, spiego come voglio connetterle, a quel punto lancio un sistema di design generativo che mi disegnerà una 50ina di possibili soluzioni. Alcune di queste sono inaccettabili, vedete, adesso sta generando soluzioni. Sono soluzioni 3D già disegnate, alcune inaccettabili, altre troppo costose, però alla fine torna all'uomo, l'uomo ne seleziona alcune in base a dei parametri e poi torna di nuovo l'uomo a aggiustare, correggere, modificare, con la differenza importante che siamo passati magari dalle 8 ore di tempo per disegnare quel giunto a 1 oretta di tempo più un po' di parametri e tanta, tanta capacità computazionale. Ora, se pensiamo anche a dove viviamo in questo momento, penso che abbiamo un'altra buona notizia da raccontarvi. Siamo nell'unica parte del mondo, nell'unico territorio del mondo che si è dotato di una legge sull'etica dell'intelligenza artificiale.
si chiama AI Act. È una bellissima novità, è molto made in Italy, è Francesca Rossi, Padre Benanti, Benedetta Giovanola, che è la titolare della cattedra di AI Ethics Chamonix della Commissione Europea. Tantissimi italiani hanno lavorato a questa azione e dentro questa azione c'è tanta di nuovo cultura nata dai nostri territori, dal nostro modo di pensare anche rispetto alle AI Act. Non possiamo fare tutto, l'Europa classifica alcune cose come ad alto rischio, quelle cose non le possiamo fare o le possiamo fare solo dietro un'opera forte di compliance. Se i nostri dati sono pieni di bias e non possiamo utilizzarli, se sono discriminatori non possiamo utilizzarli. Ci sono molte azioni interessanti attaccate a questa attività e vi consiglio di guardarle da vicino. Concludo con una storia che secondo me è tra le più belle che in questo momento stiamo cercando di diffondere in giro per l'Italia. Vi faccio vedere un piccolo video, è legato al fatto che da un paio d'anni guido questo centro di ricerca al Niguarda a Milano che si chiama Nemolab, che si occupa di tecnologie a supporto dei malati di SLAIDISM. Non c'è niente di più prezioso della nostra voce, ma come ci fa sentire quando la riascoltiamo? Sono stato invitato per una specie di esperimento. Mi hanno detto che avrei dovuto solo parlare. Quindi ho detto, perché no? Abbiamo chiesto a 5 persone di raccontarsi davanti a un microfono, registrando la propria voce. Ciao. Ciao. Vengo da Procida, che è una piccola isola vicino a Napoli. Vengo da Cirié, un paese vicino a Torino. Sì, tendenzialmente mi fermo. Sì, sì, credo che mi fermerei. Non riuscirei a lasciarla sotto la pioggia. Gli dico che gli voglio bene e lo abbraccio. Poi abbiamo chiesto a tutti di riascoltarsi. Mette a disagio la mia voce. Ma possiamo rifare? Suona completamente diverso da come ero abituato a sentire. Credevo di conoscerla, invece. Chi era quella di cuffia? È molto cavernosa, non mi piace proprio. È stridula la mia voce. Se potessi, la regalerei a qualcun altro. E se si potesse donare davvero? Ciao. La riconosci? È proprio la tua voce. Grazie per avermela donata. Adesso? Anche un pochino. Parlare? È la cosa più naturale del mondo. Ma non perché aspetto da parlare. Ora? Grazie a te. Posso farlo di nuovo. Con una voce vera. Umana. Nostra. Quindi? Vorrei chiederti. Come ti fa sentire? La tua voce. Adesso? Quando la doni a chi ne ha bisogno, la tua voce suona più bella. Vai su voiceforpurpose.com e dona la tua voce. Queste voci che spero ci donerete, lo potete fare da casa su quel sito facendo dei piccoli esercizi, leggendo una frase, servono tutti gli accenti, quelli miei marchigiani, i napoletani, i piemontesi, quelli di Cirié, come avete sentito lì sopra, servono a creare il più grande dataset italiano di voci umane naturali. Questi ragazzi purtroppo durante la SMA non possono più usare la loro voce, usano sintetizzatori vocali. E l'altro giorno a un evento del Corriere della Sera ci dicevano, prof, adesso chiamo i miei amici mi riconoscono, perché possiamo con tanti tanti cavalli, 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 scimmie, 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 quel dataset di prima ricreato grazie alla vostra collaborazione, ricreare quelle loro voci a partire da frammenti di voce, oppure loro possono scegliere una delle vostre voci come voce somigliante alla loro, anche se non hanno frammenti di voce. Non è poco. Non è poco, è l'impatto anche di qualcosa che noi spesso diamo per scontato. La nostra voce nella vita degli altri è molto rilevante. Allora la morale finale penso sia molto in linea con quello che Pietro e Fabio ci hanno raccontato poco fa. Noi anche dal punto di vista tecnologico abbiamo due possibili reazioni a un'evoluzione come questa, un'evoluzione importante come questa. Stare fermi ad aver paura, oppure metterci in moto, generare idee e continuare a sviluppare soluzioni che migliorino la qualità della vita delle persone, delle nostre aziende e della nostra società. Io spero che lavoreremo un sacco insieme per portare a compimento questa seconda visione. Grazie.
Adesso iniziamo alla tavola rotonda e si lega molto bene l'intervento del dottor Stopazzolo del gruppo Villa Maria, che introdurrà, a cui chiedo di raccontarci le applicazioni dell'intelligenza artificiale che il gruppo Villa Maria sta effettuando nell'ambito della medicina e dell'assistenza ai malati. E come faccio a proiettare però? Come? Devi dire qui Stopazzolo. Ah, ok. Quindi... c'è l'intelligenza naturale. Sfrappato da lì. Arrivo, eh? No. Quindi, vengo lì? Mi sentite? Buonasera a tutti, Gianpaolo Stopazzolo. Ora passiamo dalle altezze spaziali di due relatori cattedratici e accademici, vi riporto un po' sulla terra perché parliamo di piccole applicazioni dell'intelligenza artificiale in sanità, per poi però ritornare nello spazio. Io lavoro per GVM Assistance, che è una società del gruppo GVM Care and Research, che forse voi conoscete, uno dei più grandi gruppi di sanità privata che ha sede a Lugo. Peraltro vi porto i saluti del mio presidente, che conoscerete, Ettore Sensabini, che stasera compie 20 anni, perché lui, compiendo gli anni il 29 febbraio, li compie ogni 4 anni. Quindi senza l'intelligenza artificiale, contate voi quanti anni ha questa sera. Allora, vi parlerò dell'applicazione che noi abbiamo fatto. Noi siamo qui di fronte dove c'è la torre di Mercatone 1, del grande Pantani, no? E siamo lì come GVM Assistance. GVM Care Research, un gruppo importante, non occorre che ve lo descriva, comunque vari ospedali in giro per il mondo, tanti posti letto, soprattutto attività fisica di mattoni, di uomini di visita vere, e ha deciso di fare però una società che si chiama GVM Assistance, che è per definizione una società digital by default. Io per 37 anni ho lavorato nel Servizio Sanitario Nazionale e da un anno e mezzo mi sto, devo dire, divertendo lavorando in questo gruppo con questa modalità. Peraltro devo dire dal 95 che io seguo i temi legati alla sanità digitale, la telemedicina e l'intelligenza artificiale. Cosa abbiamo noi? Ci siamo ideati una modalità che potrebbe essere il futuro del rapporto. Tutti dicono, io ecco, mi scuso, non sono un ingegnere, sono un medico, ma mi chiamano ingegnere perché parlo di temi tecnici. Può avvicinare il rapporto non medico-paziente, ma paziente-medico, perché il paziente che ha i bisogni, il medico li soddisfa, ma per errore tutti diciamo bisogna valorizzare il rapporto medico-paziente. No, sono medico da più di 40 anni, dico, rapporto paziente-medico. Noi abbiamo creato un'app che si chiama GVM Assistance, la trovate sul Apple Store, Google Play, e vi permette di contattarvi, di mettervi in contatto in pochi minuti con un medico. Abbiamo una centrale operativa con 80 medici, con una piattaforma di telemedicina che usa anche l'intelligenza artificiale, vedremo come, per aiutare il medico in un supporto, in un consiglio diagnostico. Come funziona nel caso nostro? All'interno dell'app il paziente, considerato un domani, avete un disturbo, una mattina vi svegliate, vi gira la testa, fa male la pancia, vi fa bruciore quando andate a fare il pipì, provate a chiamare il vostro medico, provate a fissare una visita, provate a chiedergli un farmaco, non è così naturale. In questo caso noi abbiamo la nostra app che vi permette di fare un triage, non so se siete mai stati a pronto soccorso, vi fanno un triage per capire il livello di gravità della vostra patologia e quindi poi lancia un medico della nostra centrale operativa, che dalle 8 alle 20 è sempre presente, un report. Il medico lo vede, si collega in video call ed in pochi minuti riesce a dare un consiglio, si chiama video consulto in questo caso.
Come funziona? Si chiama tecnicamente questo strumento, ce ne sono alcuni, symptom checker. In questo caso noi, lo strumento ovviamente non l'abbiamo creato noi, i professori lo sanno, perché sono algoritmi cosiddetti pre-trained, cioè sono preallenati, ci vogliono anni per allenare un algoritmo del genere, però l'abbiamo preso da una delle più grosse società mondiali che fanno questa attività e poi l'abbiamo vestito abbastanza bene. Tenterò di farvi vedere come. Questo algoritmo di intelligenza artificiale tecnicamente si chiama learner, mi dicono i professori se sbaglio, ma è proprio un learner. Questo lo vedete, no? Per i più vecchi, io questo film l'ho visto nel 69 in originale, Odissea, 2001 lo spazio. Al era un po' cattivello, era un po' cattivello. Nel nostro caso abbiamo un algoritmo buono. In questo caso, questo algoritmo gestisce 9.000 domande, 45.000 sinonimi, che portano alla definizione di 1.800 sintomi e che portano poi al suggerimento di ben 1.100 patologie. Questo in 15 lingue, noi al momento usiamo l'italiano, ma possiamo averlo in 15 lingue. Come funziona? Da un punto di vista, io non sono uno specialista di questo campo, però lo uso. Il symptom checker lo utilizza, e loro hanno spiegato cos'è, questo metodo di apprendimento automatico, la capacità di riconoscere dei partner e dei modelli che siano riconducibili. Quindi il machine learning per porre le domande, perché le porre in maniera creativa, vi farò vedere come poi, ed individuare i sintomi. E invece poi, e l'hanno nominato anche prima i professori, le reti bayesiane per dire ma probabilisticamente quale potrebbe essere la patologia che ha questo utente. Poi ovviamente questo algoritmo bisogna addestrarlo, viene addestrato attraverso big data, cioè il collegamento con banche dati su dati medici, per identificare associazioni fra i sintomi, le variabili, i fattori di rischio e soprattutto il confronto con casistiche simili. Poi noi ci siamo inventati una cosa che neanche, sono spagnoli quelli che hanno fatto questo algoritmo, avevano ideato. Io mi sono inventato, ho detto, ascolta, facciamo una classifica, vediamo se i nostri medici scelgono o meno la diagnosi proposta dall'algoritmo. Quindi siamo inventati un ranking, nel senso, se il medico dice la patologia A e l'algoritmo dice la patologia A è 1, se invece è la patologia 2-2 e così via. Perché questo ranking è importante? Perché se uno c'è un rinforzo, cioè l'algoritmo capisce da questa esperienza che la sua scelta è stata giusta, è stata probabilmente giusta. Ricordatevi che la medicina, fortunatamente, nel bene o nel male, non è una scienza perfetta, non è ingegneria, è una scienza umana. E quindi in questo modo noi riusciamo a rinforzare l'algoritmo. Abbiamo fatto di più, per quello ho detto, vedete la spilletta, qui una spilletta, forse non la vedete per piccolina, noi ci siamo candidati e siamo riusciti dopo un anno di lavoro a monitorare il nostro astronauta Walter Villadei, che è stato da poco, io sono stato sia a Houston che a Cape Canaveral per vedere la partenza del Falcon, del vettore che ha portato il Dragon, la navicella sulla Stazione Internazionale Spaziale. Walter Villadei, quello più carino, quello che somiglia a Raul Bova, il secondo da destra, è andato nello spazio. Ovviamente ci siamo conosciuti, l'abbiamo visto e noi l'abbiamo monitorato, lo vedete lì sotto con me e l'ingegner che conoscerete forse, Andrea Masina, che vi saluto anche lui, che non poteva essere qui perché era la festa dello zio, che è il presidente di GVM. Qui è il ritorno, welcome back, dopo questa missione. Per 21 giorni Walter è stato nello spazio. Cos'è che abbiamo fatto noi con altri, attraverso la nostra piattaforma? Abbiamo pensato di creare un'app che si chiama GVM Astronaut Special, la prima e unica app al mondo per astronauti. Abbiamo superato tutti i passaggi con Action Space, che è la società che dovrà costruire la nuova stazione internazionale spaziale, e con NASA. Ricordo che questa era la prima missione commerciale spaziale dove si facevano esperimenti medicali. Noi cosa abbiamo fatto? In maniera molto semplice abbiamo monitorato in maniera continua il cuore dell'astronauta con quello smart sensor collegato ad un elettrodo. Abbiamo registrato più di 1 milione di battiti di Walter Villadei, prima e anche dopo la missione. Questo per vedere qual è l'effetto della permanenza in condizioni di microgravità.
di un organismo. Il problema dei viaggi spaziali è proprio l'assenza di gravità e gli effetti che ne portano. Non vi parlo di questo, ma vi dirò solo che noi usiamo lo stesso device che ha un algoritmo di intelligenza artificiale che permette attraverso il cloud di andare su un server per fare i calcoli necessari a definire questo tracciato per i pazienti che vengono dimessi dal Maria Cecilia Hospital, che non è lontano da qui. Abbiamo utilizzato anche un altro piccolo device fatto da un'azienda non lontano da qui a Modena, che si chiama Ippocrate, che rilevando due parametri che sono un segnale elettrico, un segnale fotopleticismografico, con l'intelligenza artificiale deriva altri 6 parametri. In questo modo noi siamo riusciti a monitorare Walter Villadei per prima, durante e dopo la sua missione. E quindi ci candidiamo per fare questo anche nelle prossime missioni. Adesso però molto rapidamente vorrei farvi vedere come funziona realmente l'intelligenza artificiale. Allora, adesso andiamo in collegamento, scusate un attimo, spero di riuscire a fare quello che ho promesso. Eccolo qua. Allora. Il mouse. Ho perso il mouse, eccolo qua, adesso mi collegano, ho fatto un collegamento con Teams che mi serve per collegare il telefono, per fare il mirroring del mio telefono per vedere come funziona l'app, per farvi capire come l'intelligenza artificiale un domani potrebbe farvi le domande. Allora, abilitiamo questa. Partecipiamo. Vediamo se si collega, qui dipende da Cefla. Eccolo qua, qui sono nel mio laboratorio, scherzo, di intelligenza artificiale. Adesso mi prendo il mio telefono. Andiamo a collegarmi anche col telefono, e non sono un ingegnere, quindi ho qualche problema a fare sta roba. Aspetti un attimo, vediamo, allineamento, call per convegno, eccolo qua, partecipa, ci siamo quasi, partecipa ora, è tutto in diretta, speriamo. No, no, non c'è trucco, non c'è inganno. Vediamo se riesco a... Allora. Niente. Eccolo, un attimo. No. Vediamo se riesco. Volevo solo farvi il mirroring col telefono, ma vedo che... Allora, perdonatemi un attimo, riesco... Se c'è qualche ingegnere che può darmi una mano, qua, ma non vedo che gli ingegneri sono completamente assenti. Scherzo, eh? A colpa il convegno, ci sarebbe, eccolo qua, vediamo, beh, la chiudiamo e la rifacciamo, scusate. Allora. Partecipa. Partecipa ora. Vediamo se ci connette. Volevo farvi vedere il mio telefono più che altro. Allora. Vediamo. Niente. Dov'è l'ingegnere con cui ho provato oggi, che non c'è? Dov'è? Eccolo qua. Che oggi abbiamo provato, non so se è il collegamento che non va più. Lei adesso è connesso. Quindi... Io sono connesso, sì. Abbandono. Riproviamo. E se no, poi almeno io... È questo qua. No, l'incontro partecipa. Col compagno. Ah, eccolo qua. Siamo quasi, eh. Come? Vediamo, condivido lo schermo, vediamo. C'è tutto. Vediamo, eccolo, avvia trasmissione, vediamo se c'è. E non lo vede. Eccolo, ci siamo. Mi tiene il microfono perché sennò con due mani. Allora, adesso io vi faccio vedere cosa succede. Levo lo schermo, apro la nostra app.
quindi questo vi fa vedere la veridicità che non sono un prestigiatore, un attimo, riconoscimento visivo. Questa è la nostra app, vedete, io posso richiedere un videoconsulto, posso essere monitorato, sono monitorato ad esempio con un elettrocardiogramma in mio continuo, posso richiedere altre cose. Facciamola rapida, io sono un paziente con un problema, richiedo un videoconsulto, bene, non vi faccio vedere, si fa anche una breve anamnesi, posso confermare questo videoconsulto, adesso effettuo il triage. Nel triage, aspetti che cambio occhiali qua, nel triage io posso scrivere liberamente, in questo caso vabbè, c'è qualcosa che avevo già scritto io, ho vertigini, e lo scrivo, qui però è il sistema di intelligenza artificiale che va avanti, e dice, quali sintomi, segni noti, senso di rotazione, se non capisco cos'è, c'è sempre una spiegazione che mi spiega cos'è, in questo caso sì, bene, febbre, comincia a fare una diagnosi differenziale, vedete, ma non lo fa l'uomo, lo fa l'algoritmo, bene, da quando è cominciato questo sintomo? Diciamo 6 ore, benissimo, 6 ore, perfetto, lo mando avanti, dopodiché dal momento in cui sono iniziati i sintomi, domande che potrebbe farvi un medico, sono stazionari, migliorati o peggiorati, diciamo stazionari, bene, sei nervoso, sei ansioso, anche qui per ogni icona c'è la spiegazione, no. Hai la visione offuscata? No. E quindi qua già sta facendo una diagnosi differenziale con un ictus del cervello, ad esempio. Hai assunto sostanze? Perché magari se ti gira la testa potresti aver bevuto, se sei veneto, un po' di prosecco, se sei furlano come Ganduccio, un po' di grappa. In questo caso no. Allora, hai dolore all'orecchio interno e esterno? Anche qui ti dà delle spiegazioni, quindi magari domande che non sempre tutti i medici fanno. No. Ti è stata diagnosticata una vertigine posizionale benigna, vado a vedere cos'è, no. Hai mai ricevuto una diagnosi di quadro clinico di vertigine, cos'è questa sindrome di Meniere, è una vertigine con problemi di udito, vabbè, comunque no, diciamo di no, eccolo qua. Hai ricevuto una diagnosi causata da una neurite vestibolare e ti va a spiegare cos'è, quindi se tu non lo sai non so, puoi anche dire non so. Gli occhi si muovono rapidamente, se è una vertigine, se avete mai avuto una labirintite, voi vedete che avete quello che si chiama nistagmo, no? Sì. La sensazione è che tutto gira intorno, peggiora se ti muovi, sì. Io soffro di stessi disturbi, so cos'è. Hai dei cappuccini, sì. Bene. Allora, a questo punto, adesso non vi faccio vedere, entra in collegamento con il medico. Che report, adesso non vi faccio vedere come entra, che report gestisce l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale invia al medico questo tipo di report, che ora vi faccio vedere rapidamente e poi abbiamo chiuso. Ecco, questo, dopo tutte queste domande, il medico si trova nella sua piattaforma, tempi rapidi, tanto il motivo del consulto che sono le vertigini, i capogiri, l'urgenza, se voi siete mai stati in pronto soccorso, bianco, verde, giallo, arancio, rosso. Questo lo fa l'intelligenza artificiale. Poi, con questo metodo che dicevo, vi dà una probabilità delle diagnosi. Quindi comincia dalla vertigine posizionale, periferica, labirintite, Meniere. Quindi fa tutta una serie di ipotesi diagnostiche, si dice a probabilità scalare. Dopodiché vi dice che i sintomi durano da 6 ore, vi dice tutte le domande affermative e tutte le risposte negative. Quindi in questo modo, e concludo, il medico può andare a tailorizzare, cioè customizzare, un'anamnesi per migliorarla. In video call si collega col paziente e riesce poi a dargli un suggerimento di tipo diagnostico. La cosa interessante è che questo può essere fatto in pochi minuti, in 10 minuti, un quarto d'ora. Il medico è molto aiutato dall'intelligenza artificiale, perché poi, ad esempio, è questo il report. Come? Sì. Perfetto. Questo è il report che poi il medico vi dà, che vi dà tutte le indicazioni, la descrizione, l'ipotesi diagnostica e la terapia. Pochi minuti, scusate, ci hanno messo di più a spiegarlo che a farlo. Vi ringrazio. A questo punto chiederei all'ingegnere Lorenzoni
nell'ambito di ERACOM quali sono le applicazioni che stanno portando avanti con l'intelligenza artificiale. Buonasera a tutti. Ma allora, un minuto di contesto su ERACOM che ci può aiutare a rispondere a questa domanda. Gruppo ERA in questo momento è la più grande multiutility italiana, prima nel paese per tonnellate di rifiuti gestiti, seconda nel paese per metri cubi di acqua fornita e terza nel paese per clienti gestiti. Oggi siamo a circa 5,5 milioni di clienti con un'interazione di questo portafoglio di 50.000 contatti al giorno. Questa è la media che dobbiamo gestire. Diciamo che su questo ERACOM ha la responsabilità di onorare al meglio questa relazione con i clienti, cercando di valorizzare questi 50.000 contatti per entrambi le parti: da una parte generare valore per l'azienda e i suoi azionisti e i suoi stakeholder, dall'altra generare valore per i clienti, offrendo servizi innovativi, offrendo servizi che abbiano una qualità attesa dal cliente al giusto prezzo. Nel fare questo, ovviamente, per gestire una mole di interazioni così grandi è necessario avere processi strutturati, competenze adeguate e certamente utilizzare correttamente la leva della tecnologia. Su questo le intelligenze artificiali per noi rivestono, diciamo così, un programma ovviamente determinante per le cose che abbiamo sentito stasera. Le leve che stiamo cercando di seguire sono sostanzialmente collegate a due macro direzioni. La prima è quella dell'eccellenza operativa, cioè efficacia e efficienza. Che cosa vuol dire? Rispondere al cliente in tempi più brevi, vuol dire cercare di offrire servizi di comunicazione al cliente che possano sempre più andare verso risposte in tempo reale. L'altra leva certamente è quella del controllo della qualità. Artificiali possono sì supportarci nel generare previsioni o nel generare contenuti, ma anche controllare il nostro operato per cercare di scovare alcuni punti di qualità che possono essere migliorati nelle nostre interazioni con i clienti. L'altra leva fondamentale è quella della predittività, delle previsioni. I modelli di intelligenza artificiale ci aiutano sostanzialmente a comprendere quello che potrebbe essere il comportamento maggiormente probabile del nostro cliente rispetto a determinati eventi. Su questo le applicazioni più interessanti in questo momento in azienda sono quelle collegate alla previsione, per esempio, del potenziale abbandono dei nostri clienti. Se riusciamo a stimare un'elevata probabilità di un gruppo di clienti ad abbandonarci nei prossimi mesi, possiamo collegare a questo ovviamente delle azioni riparatorie. Vuol dire che possiamo contattare questi clienti e cercare di capire che cosa non va per offrire dei servizi correttivi o una qualità maggiore. Oppure possiamo comprendere quello che è il potenziale consumo del cliente il giorno successivo, tra l'ora successiva. Perché questo è importante? Perché ci permette di offrire un servizio personalizzato ai nostri clienti, offrendo magari uno sconto sul prezzo dell'energia a un determinato orario, che può essere quello dove prevediamo che il cliente abbia un consumo massimo. Sostanzialmente la leva della previsione serve per, dal nostro punto di vista, generare delle azioni che possono creare ulteriore valore da questa relazione. Oltre a questi due aspetti, ovviamente c'è il tema della gestione, del cambiamento. Se gestiamo una mole così grande di interazione con i nostri clienti, ogni giorno abbiamo ovviamente la necessità di comprendere come queste tecnologie possano essere utilizzate e possono evolvere il nostro lavoro a livello di dipendenti che lavorano all'interno dell'azienda. Quindi c'è sicuramente bisogno di un piano di formazione, di acculturamento che ci possa guidare nelle varie fasi che stiamo vivendo e che gioco forza vivremo a breve e a medio termine, in cui il lavoro di ciascuno di noi verrà via via supportato e integrato dall'utilizzo di questi modelli. Per chiudere l'intervento volevo dare un esempio di applicazione pratica. Se abbiamo detto che ci sono circa 50.000 contatti su tutti i canali dei nostri clienti, possiamo
riassumere che diciamo circa 5.000 sono ogni giorno delle email. Quindi se ogni giorno riceviamo 5.000 email, come possiamo sfruttare questa mole di dati? Allora, sostanzialmente il lavoro di un operatore che riceve un'email è guidato dalle seguenti fasi: leggere che cosa mi sta chiedendo il cliente, identificare qual è il cliente che mi sta scrivendo e, compresa la necessità del cliente, fare in modo di tipizzare quella pratica e assegnarla all'operatore che ha le competenze per rispondere. Questo mestiere fino a 3 anni fa veniva fatto completamente dal punto di vista completamente in maniera manuale, completamente guidato dall'operatore umano. Oggi, se voi scrivete un'email al servizio clienti di gruppo ERA, questa email viene processata da una serie di modelli di machine learning a cascata che hanno come obiettivo quello di individuare chi è lo scrivente e di che cosa ha bisogno, di che cosa sta chiedendo all'azienda, per fare in modo che questa pratica venga assegnata all'operatore che ha la competenza per rispondervi. Possiamo dire che dopo 3 anni di esperienza progettuale oggi siamo in grado di processare automaticamente, in questa fase di tipizzazione e assegnazione, circa il 25% delle pratiche. Questo ha ridotto dell'80% il tempo necessario per effettuare queste fasi. Sulla parte rimanente, il 75%, il modello di intelligenza artificiale propone una tipizzazione che viene controllata dall'operatore umano e sostanzialmente validata o variata. Il fatto che ci siano a volte degli errori prodotti dal modello di intelligenza artificiale, ovviamente, anche per quanto detto prima, per noi è un valore, perché ci permette di comprendere dove il modello ha fatto una previsione non corretta, con un intervallo di confidenza non sufficiente, e riaddistrare conseguentemente il modello per avere una previsione sempre più efficace. Ovviamente le fasi successive saranno quelle di passare alla generazione di risposte in automatico verso i clienti. L'utilizzo delle intelligenze artificiali generative è certamente una grande promessa. L'azienda prevede, diciamo così, un programma a piccoli passi su questo aspetto qua. Come abbiamo, diciamo così, effettuato nella fase di tipizzazione e di assegnazione, l'idea è quella di prototipare e via via di comprendere come funzionano queste tecnologie. Non tutte le tecnologie sono adatte magari a uno specifico ambito aziendale, certamente stiamo provando. Qual è il nostro approccio? È di sostanzialmente vedere come funzionano nel nostro contesto i modelli di intelligenza artificiale generativa, controllare quello che questi modelli producono, controllare la qualità del testo prodotto e via via, diciamo così, confrontarlo con quello che produce l'operatore umano. Questo ci consentirà via via, nelle fasi successive del progetto, di arrivare a un'opportuna taratura e sostanzialmente progressivamente nel futuro aprire anche su specifiche tipologie di pratiche all'utilizzo di questi modelli generativi per produrre sostanzialmente contenuti da proporre ai nostri clienti. Grazie. Introduco la prossima domanda dicendo che forse molti sanno, a Bologna è stato realizzato un supercomputer fra i più importanti al mondo, dedicato ai temi meteorologici. E a Cineca i sistemi di refrigerazione di queste strutture potenti di elaborazione dati, ma che consumano energia, è stato realizzato dalla Business Unit Engineering di Cefla. Allora mi piace chiedere a Laura Cenni quali sono le applicazioni di Cefla sull'intelligenza artificiale, orgogliosi anche del lavoro che Cefla fa anche nell'ambito informatico. Buonasera a tutti, sono Laura Cenni. Ho accolto con piacere e con entusiasmo l'invito alla partecipazione a questo evento, perché al di là... Mi avvicino, si sente? Buonasera a tutti, sono Laura Cenni. Ho accolto con entusiasmo l'invito a partecipare a questo evento.
È un onore fare e ospitare così tante persone, quindi l'evento è veramente riuscito e dà la possibilità a tutti di conoscere meglio CEFLA, una CEFLA che molti di noi conoscono soprattutto in questo sito, l'Industria Verde, visibile dall'autostrada, un po' meno la sede storica di Imola, quella sulla via Selice, che vede nella CEFLA Engineering costruire, progettare impianti civili, industriali e di produzione dell'energia. La linea che questa sera fa un po' la parte dell'eccellenza dell'engineering è la linea manutentiva, che è terreno fertile per l'intelligenza artificiale. Cosa significa? Significa che quando CEFLA ha un cantiere con pochi documenti fattura milioni di euro. Quando inizia una manutenzione, il business a volume colleziona centinaia di migliaia di ticket manutentivi, di piccoli ordini di lavoro, di gestione. Questo crea stratifica dati che permettono di fondo di analizzare con l'uso statistico della maggior parte dei dati con cui si muovono gli algoritmi di calcolo predittivo. Tecnicamente quindi è un piacere presentare la novità che contraddistingue la CEFLA Engineering da una realtà manutentiva classica, dove le aziende possono scegliere di migliorare i loro processi, di digitalizzare, di proporre nuovi servizi. La CEFLA Engineering, quando fa manutenzione, entra in casa d'altri, entra in casa di grandi player. I nostri grandi clienti sono Leonardo, sono Acea, i 10 municipi dell'area del nord del comune di Roma. La stessa Era è diventata cliente da poco, faremo manutenzione alla rete dell'Emilia Romagna, le grandi torri Unipol direzionali vetrate, aeroporti, aeroporto di Fiumicino e via dicendo. Quando entriamo a casa di questi grandi clienti, Cineca ha appena citato il supercomputer Leonardo, dobbiamo entrarci con una grossa attenzione ai dati, perché i dati che gestiamo non sono i nostri, ma sono quelli dei nostri grandi clienti. E quindi ci entriamo con una capacità di erogare soluzioni informatiche di predizione e in sicurezza. Probabilmente alle spalle, non hai fatto andare le slide, Daniele, alle spalle vedete tutte le possibilità che si presentano per declinare quelle che possono essere le varie intelligenze dentro una fabbrica. Quelle evidenziate sono quelle che in questo momento CEFLA Engineering può offrire, quindi la predizione, l'ottimizzazione idrica, l'anomaly detection. Come farlo? Ora mi rivolgo soprattutto ai giovani, qualcuno li conosco. Non possiamo offrire software homemade. Le soluzioni di informatizzazione devono essere estremamente forti, strutturate, sicure, confezionate. In che modo? Solo software house certificate, dove sono separati gli ambienti di sviluppo da quelli di produzione, dove vengono attivati i protocolli di accesso, dove ci sono sicurezze fisiche e logiche, possono fornire il cuore, il framework, il cuore dell'algoritmo su cui CEFLA, con tutta la competenza che ha maturato in decenni di manutenzione, confeziona una soluzione finale al cliente. Il caso di questa sera è di Daniele. Daniele da anni ormai è impegnato su Acea Tor di Valle, una grande centrale di cogenerazione che fornisce energia a tutti i comuni dell'area sud di Roma. E su questa centrale abbiamo implementato un servizio, una soluzione di ottimizzazione idrica ed energetica, Envision Optima, e appoggiandosi in partnership a MIP, creato una partnership con CEFLA, dove in maniera molto democratica, cedendo l'algoritmo, permette a noi di personalizzare la soluzione e di entrare in sicurezza verso il cliente finale. Arrivo al dunque. Il messaggio forte che volevo lanciare è, ricordo feci anni fa un corso per genitori efficaci, il metodo Gordon. Ai figli era importante la salute e la sicurezza, ok? La salute è la salute del dato. L'algoritmo appena creato non vive da solo, deve essere educato, deve essere allenato e deve essere corretto.
se l'algoritmo Daniele non lo corregge tutti i giorni, lui pensa che il giorno in cui ha fatto l'errore sia nel giusto, lo replica, lo accelera e lo moltiplica, quindi l'errore si propaga ed è dannoso per la predizione. Quindi va allenato con dati sani e sicuri, ed è qui che arriva la parte che a me piace di più. Mia figlia dice un po' meno cool, però rispetto ad altri interventi risponde sicuramente a una domanda che molte delle mie amiche o delle persone a cui ho chiesto quali potevano essere le aspettative della serata, ma quanto sono sicure le AI e l'intelligenza artificiale in genere. L'intelligenza artificiale è una bella, complessa applicazione della matematica, dell'uso statistico. Può sbagliare, sì, perché è fatta dall'uomo, quindi può oggettivamente sbagliare. Ma ci sono, al pari, se posso fare l'esempio più banale, al pari del codice della strada, ci sono dei protocolli che, così come regolamentano il traffico, mettono in sicurezza il traffico, regolamentano la crescita e la gestione dell'algoritmo. Sono di due tipi, IT e OT. L'IT, Information Technology, è l'area in cui vengono archiviati i dati raccolti, quindi vengono gestiti e viene alimentato l'algoritmo e si mostrano tutte queste bellissime immagini da fantascienza dove si vedono dashboard, trend, analisi di mercato. Il protocollo specifico per l'information technology è la ISO 27001, l'avete alle mie spalle. Le principali software house e società che veicolano soluzioni di intelligenza artificiale devono essere certificate come biglietto, come modalità di classificazione di entrata. Abbiamo da poco vinto una gara ERA, la qualifica dei fornitori CEFLA verso la gara ERA aveva come biglietto da visita di ingresso la certificazione di sicurezza come qualifica di fornitore. Quello che mi preme di più parlarvi oggi è l'OT, è un qualcosa di più nascosto, di meno evidente, l'Operation Technology, è tutta quell'area fisica e logica della sensoristica e della LAN su cui raccogliamo i dati. Raccogliere dati significa alimentare il modello, ma occorre avere una grossa sensibilità di protezione. I livelli sono certificati con il protocollo che vedete alle mie spalle, sono 4. Nella normalità l'attuale livello medio di un'azienda è meno di 1,005. Perché in casa mia raramente attivo vere livelli di sicurezza, se non quella perimetrale poco di più. Quando si entra a casa dei clienti bisogna avere la sensibilità di proteggere i sensori, la LAN, ma tenerla assolutamente separata da quella del cliente, a famoso zero trust. Non c'è fiducia tra gli apparecchi che si scambiano dati e quindi si devono riautenticare tutte le volte. Questo permette quindi una segregazione logica. Fisicamente dobbiamo avere l'attenzione anche solo banalmente che non venga spento un pulsante, non venga staccato un cavo di dati, non vengano avvicinati a fonti di calore, a sensori di calore che potrebbero confonderlo, non vengano attaccati anche da attività malevole, competitor, eccetera. Ma la cosa che ci tengo più a dire è che in seguito ai dati più recenti che ci sono stati anche nella nostra terra, una volta facevo fatica a parlare di disaster recovery, quindi di alluvioni o di terremoti. Ora capiamo bene quanto è importante proteggere la LAN fisica, la sensoristica che alimenta un algoritmo di intelligenza anche di fronte a eventi che devono, per cui dobbiamo garantire una business continuity, quindi una continuità operativa all'algoritmo che viene alimentato.
Chiudo dicendo, tanto più sarà alto il livello di sicurezza del sensore, quanto più sarà demandato all'algoritmo l'automatismo di sostituirsi all'uomo. Finché l'uomo deciderà quando il risultato della macchina è attendibile, potrà attivare livelli non completi di sicurezza, ma nel momento in cui una volta allenato il modello, certe decisioni dovranno essere automatiche, il livello massimo dovrà garantire la sicurezza di tutta l'infrastruttura che alimenta l'algoritmo stesso, che di per sé non sbaglia, ma potrebbe essere indotta dallo sbaglio da una violazione, voluto o meno, del sensore stesso. L'ultimo intervento della tavola rotonda all'ingegner Guerrieri. Chiedo quali sono le applicazioni di Curti che utilizzano l'intelligenza artificiale. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Sono stato preceduto da interventi incredibili, secondo me, che ci fanno sperare che noi siamo, anche noi nel nostro piccolo, nella direzione giusta. Diciamo che di fondo, se vogliamo differenziarci da quello che è appunto macchine che si possono muovere, prendere decisioni in modo autonomo, forse ci distingue una parola che è molto basica, che è il bisogno. Cioè noi certe volte abbiamo bisogno di fare qualcosa presto, veloce, che costi poco, perché me l'ha chiesto il mio capo, perché lo dovevo fare ieri, eccetera. Ecco, questo diciamo che è stato un pochino il seme che è entrato dentro la nostra azienda. La nostra azienda l'abbiamo visto muovendosi, e ciascuno di noi lo fa, muovendosi, lascia impronte digitali ovunque, tante, e diventano un grande numero, che vanno poi a un certo punto capitalizzate, ok? Perché è un peccato farle usare da altri. E allora noi abbiamo iniziato nel nostro piccolo, noi abbiamo una piccola macchina di processo che è un gassificatore, che mangia qualcosa che ha una capacità di creare calore se gli metti un po' di fuoco sotto, e poi convogli questi flussi e scambi l'energia e quindi ti genera dell'energia elettrica attraverso un alternatore e ti può restituire un po' di calore che puoi usare per altri fini. Ecco, questa macchina semplice, 85, 100, 130 kW di potenza elettrica, ha una serie di sensori per funzionare al meglio. Nel nostro caso, nel nostro piccolo, sono 220, facciamo conto, che vengono campionati tutti per diciamo 24 ore, perché sono macchine termiche, quindi lavorano 24 ore, una volta al secondo. Quindi comincia già a essere in una sola giornata un numero importante di dati. Ecco, e siccome tu vuoi capire come si potrebbe rompere la macchina, quali potrebbero essere le condizioni di limite nel quale una macchina sta andando, perché un flusso magari anomalo, si è rotto un anemometro un trasduttore in generale all'interno della macchina, ecco che questa mole di dati con tutti questi sensori, analizzarli un uomo, pur essendo un tecnico espertissimo, ci mette un sacco di tempo. Ecco, ci vuole, l'abbiamo visto prima nella traduzione simultanea nei sottotitoli. Ecco, se tu doti la tua macchina di un qualcosa, un algoritmo, poi in estrema sintesi, che, e concordo pienamente, deve essere istruito, quindi lì dentro tu stai scrivendo anche quello che sai, e quindi è anche un modo per perpetuare poi quello che tu hai in un qualche modo speso prima per arrivare a quel risultato, e puoi diagnosticare in un qualche modo se tu stai lavorando bene, con l'efficienza, con l'efficacia corretta. Ecco, questo è un piccolo esempio. E un altro esempio che stiamo utilizzando è un'abbinata tra intelligenza artificiale e blockchain, perché uno dei problemi che abbiamo visto, cioè c'è un sacco di immagini, ci sono un sacco di informazioni nell'ambiente digitale, nell'universo.
Ecco, se in un qualche modo tu fossi sicuro che quell'immagine che tu hai visto, prendiamo il Papa con la giacca a vento che è sugli sci, piuttosto che l'immagine che dicevi tu della doppia toga, diciamo, pur non avendo quel ruolo, ecco, se ci fosse qualcosa che notarizzasse tramite, diciamo, oracoli, quindi tramite un evento fisico che viene tramutato in digitale in modo unico e immutabile, tu saresti sicuro, o con buona approssimazione, essere sicuro che quell'informazione che hai è buona. E quindi quello sarebbe il primo brick sul quale costruire l'ulteriore informazione, eccetera. Ecco, questo processo che ho provato a descrivervi quasi con una piccola metafora è il processo di tracciabilità di un prodotto. Tu compri della lamiera, magari nobile, che è del titanio, la devi piegare, devi essere sicuro che chi te l'ha data utilizzando quel tipo di processo, quel tipo di anche operatore, perché anche l'operatore deve essere istruito a utilizzare quella macchina. Poi questa materia prima la trasformi da piana, la trasformi in volume, gli aggiungi qualcosa, delle saldature, dei rivetti, gli dai una forma che deve resistere magari a temperature e a pressioni interne che potrebbero farlo o scoppiare o implodere su se stesso. E quindi tu devi certificare che tutto quello che tu hai fatto l'hai fatto in un modo impeccabile. Ecco, la tracciabilità tramite blockchain e intelligenza artificiale ci potrebbe garantire che magari su un aeroplano sul quale noi ci appoggiamo e andiamo magari in vacanza o ci muoviamo per lavoro, ci dica è tutto ok, è stato fatto tutto secondo diciamo un'istruzione, un protocollo, abbiamo parlato anche di protocolli definiti. E, ecco, la nostra azienda partecipa a un tavolino dove stiamo cercando di scrivere le regole di ingaggio, le regole diciamo principali per poter definire qual è una tracciabilità corretta che garantisca di fatto noi stessi, perché è un boomerang, noi quando riprendiamo l'aereo, indirettamente Boeing, indirettamente qualsiasi costruzione, costruttore di aeromobili. Siccome noi abbiamo il nostro piccolo elicottero, ci interessa molto che questo argomento venga trattato nel modo in cui gli attori che partecipano siano in qualche modo appartenenti, diciamo, quantomeno a una white list, ecco, e questo ci darebbe conforto. Ecco, vi ho dato pillole di quello che è un'applicazione di intelligenza artificiale in corti. Ora, prima delle conclusioni, vorrei ringraziare il dottor Stefano Bosi, perché ha tanto lavorato per l'organizzazione di questo evento, sollecitandoci, organizzando appuntamenti, veramente grazie. Voglio ringraziare la Proteo, azienda del gruppo Marchesini, che si occupa di impianti fotovoltaici, di intelligenza artificiale, di software, perché ha partecipato e contribuito all'organizzazione di questo evento. Voglio chiedere a coloro che sono disponibili in uscita di dare un piccolo contributo, perché questa serata è stata gestita e organizzata grazie all'impegno e al tempo libero di tante persone, quindi chi ha la volontà volentieri dia un piccolo contributo. C'è anche la possibilità di prendere delle riviste Tracce, rivista che ha proprio come argomento l'intelligenza artificiale. In conclusione volevo dire che abbiamo affrontato alcuni temi, si è parlato di narrazione, di significati, di dispositivi, di algoritmi. Io credo che noi siamo come quei monaci benedettini che dopo il crollo dell'impero romano volevano trovare nella cultura, nella conoscenza, la possibilità di rinascere. Noi in fondo cerchiamo di conoscere e la rete ci permette di accrescere la nostra cultura. Però alla rete dobbiamo fare delle domande. Le domande sono frutto della nostra mente. Senza le domande giuste non avremo mai le risposte.
e noi le domande chiave della nostra vita, che alla fine non sono gli algoritmi, ma sono una ricerca di felicità e uno sguardo sul senso dell'esistere, la risposta noi la troviamo sempre non nell'intelligenza artificiale, ma in un altro che ha la A maiuscola. Grazie.